Ciao ragazze, ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se vi va potete seguirmi su Instagram, detto questo sigla e poi ci diamo dentro col video. Ragazzi, oggi voglio parlarvi di un caso non solo delicato ma anche molto molto lungo, quindi preparate tè, biscotti, snack e cose perché secondo me questo video supererà i 35 minuti. I protagonisti di questa vicenda sono Drew Peterson, da non confondere con Scott Peterson, vi ho parlato di lui nel video dell'amore bugiardo, e Stacy Ann Peterson, ossia sua moglie. Questo caso vede una ragazza di 23 anni con 4 figli sparire senza lasciare traccia. La cosa peggiore qual è? L'uomo che ha sposato è un agente di polizia e purtroppo sembra sia proprio lui il colpevole. Ma come al solito, andiamo per gradi. Stacy Peterson abitava a Bolingbrook, nell'Illinois, che di fatto è una zona residenziale che si trova a circa 50 km da Chicago. E di fatto a Bolingbrook non succedeva mai niente, era un posto abbastanza tranquillo, si conoscevano tutti. Però, parliamo di Stacy, la ragazza scomparsa. È sempre stata una ragazza molto allegra, spensierata, frizzante. Non le importava cosa pensasse di lei la gente quando la vedeva. Era letteralmente l'anima della festa, frizzante, vivace. Oltre a questo, Stacy è una madre davvero davvero fantastica. I suoi 4 figli li tratta davvero benissimo, li porta spesso a nuoto, a fare passeggiate o in slitta. Pensate che aveva iniziato a fare la venditrice Avon proprio per raccogliere qualche soldo per poter comprare delle biciclette ai suoi figli. In questo modo avrebbero potuto fare delle gite fuori e farsi un giro all'aria aperta. Nonostante il suo modo di fare, allegro, spensierato, però Stacy non ha avuto una gran infanzia. Non perché subisse maltrattamenti, bensì perché la sua famiglia era davvero numerosa, quindi Stacy aveva poco o niente per sé. Per di più, prima che lei nascesse, la casa in cui abitavano era andata a fuoco e purtroppo una delle sue sorelle non è riuscita a salvarsi da quell'incendio. Per di più, suo fratello era stato arrestato per reati bricconcelli. E, per non farci mancare niente, nel 1998 la madre di Stacy è totalmente scomparsa. La donna doveva semplicemente andare in chiesa, ha preso la Bibbia e non è più tornata a casa. Passiamo invece a Drew Peterson, il marito di Stacy. L'uomo appare come un padre meraviglioso ed è il 2001 quando incontra Stacy Case. Stacy faceva il turno di notte in un hotel a Bolingbrook e siccome il compagno di Drew al tempo usciva con un'amica di Stacy, loro due hanno inevitabilmente iniziato a passare tanto tempo assieme e in questa situazione, come al solito, da cosa nasce cosa fino a quando non iniziano a frequentarsi. La cosa che vorrei sottolineare, ragazzi, è che Stacy in quel periodo aveva circa 16-17 anni, mentre Drew aveva ben 30 anni in più di lei. E in effetti lo ammetto, ragazzi e ragazze, guardando le foto che sono state scattate nei primi tempi della loro relazione, in confronto a Drew, Stacy assomiglia proprio a una ragazzina. È palese che sia così. Stacy era una ragazzina. Peraltro, quando nel 2001 Drew l'ha conosciuta e ha iniziato a frequentarla, era sposato con un'altra donna, ossia Kathleen Savio. Questo significa che al tempo Stacy era la sua amante. Il punto, miei cari ragazzi e ragazze, è che Drew, prima di divorziare ufficialmente con Kathleen Savio, frequenta Stacy per ben 2 anni. Non potevano sposarsi fino a quando il divorzio non fosse stato finalizzato. E infatti sono convolati a nozze esattamente 8 giorni dalla chiusura della pratica. È il 18 ottobre del 2003. Ma ora arriviamo al fatto. È lunedì 29 ottobre del 2007. Ci troviamo a Lookport, in Illinois. E verso le 4 del mattino, una 22enne di nome Cassandra Clays si è recata alla centrale di polizia di Stato denunciando la scomparsa di sua sorella. La sorella in questione si chiama Stacy Case Peterson. Ha 23 anni, è sposata e ha anche dei figli. Cassandra si dimostra preoccupata perché non sente la ragazza dalla domenica mattina. Si erano di fatto viste il sabato precedente, poi però Stacy era scomparsa e non aveva più risposto alle sue chiamate. Cassandra sostiene che quando aveva visto Stacy sabato, si erano accordate proprio per far qualcosa la domenica. Di conseguenza la ragazza avrebbe dovuto chiamarla. Però Cassandra è molto preoccupata perché ha passato tutta la domenica a cercare di contattare Stacy, senza alcun risultato. Per Cassandra il comportamento di Stacy è totalmente inaspettato, proprio perché condividevano un legame davvero molto molto forte. Quindi il silenzio di Stacy fa preoccupare Cassandra. Inoltre la ragazza dice che, avendo trovato la situazione un po' dubbia, prima di andare dalla polizia era andata proprio a casa di sua sorella, di Stacy. Ha bussato alla porta e ad aprire è stato uno dei figli di Stacy, ossia Chris. Cassandra ha chiesto al bambino cosa fosse successo e il bambino racconta che Stacy e Drew avevano litigato. Stacy se n'era andata e quindi Drew è riuscita a cercarla. Cassandra ovviamente non vuole far spaventare il figlio di Stacy, Chris,
quindi fa finta di niente e torna semplicemente nella sua macchina. Nonostante ciò, la ragazza è comunque allarmata dalla situazione, quindi prova immediatamente a chiamare Drew, il marito di Stacy, che, quando risponde, sembra proprio che sia senza fiato. Cassandra sostiene che durante la chiamata ha sentito un rumore di chiavi, un rumore di una portiera che veniva aperta e poi richiusa, e poi Drew ha iniziato a sbraitare, dicendole: se n'è andata, ha preso il bikini, l'atto di proprietà della casa e mi ha lasciato per un altro uomo. E in effetti in questo caso possiamo trovare un comportamento simile proprio adottato dalla madre di Stacy, che apparentemente ha abbandonato la famiglia. L'idea che Stacy quindi stesse facendo la stessa cosa inizialmente appare plausibile. Ma mentre Cassandra spiega alla polizia il dialogo che ha avuto con Drew Peterson, il poliziotto con cui stava parlando Cassandra non ci mette poco a collegare quel nome. Gli dice qualcosa. E infatti Drew Peterson fa parte del corpo di polizia locale. L'uomo è un sergente di polizia a Bolingbrook, ma nel suo passato ha svolto diverse mansioni nel dipartimento di polizia. Era cresciuto nei sobborghi di Chicago ed è stato un tecnico della scientifica e un membro della squadra speciale. Inoltre, nel periodo in cui faceva il militare, Drew ha addirittura lavorato un periodo per la Casa Bianca, proprio prima di diventare un sergente di polizia a Bolingbrook. Cassandra, quindi, la sorella di Stacy, completa la sua dichiarazione alla polizia. E infatti, il sergente interpellato dalla ragazza apre una pratica proprio sul suo collega di Bolingbrook. Nonostante questo, però, Cassandra è preoccupata e una volta uscita dalla centrale di polizia non riesce a stare con le mani in mano. Di conseguenza si reca nuovamente a casa di Stacy. Questa volta però non da sola, ma con un suo amico di nome Bruce. Entrambe le auto erano parcheggiate nel vialetto. Non solo quella di Drew, ma anche quella di Stacy. Ma quindi Stacy era tornata a casa? Per non essere troppo invadente, Cassandra prova a chiamare a casa di Drew. Infatti in questo caso non parla Cassandra, bensì il suo amico Bruce. Appena Drew risponde alla chiamata, Bruce chiede immediatamente dove si trova Stacy. E ovviamente Drew inizia letteralmente a sbraitare dicendo cose del tipo: non c'è! È andata via! Mi ha lasciato! Quindi Bruce chiede: ma perché la macchina di Stacy è parcheggiata fuori dal tuo vialetto? Come diavolo ci è arrivata se lei è scappata ed è andata via? A questo punto Drew spiega a Bruce che Stacy era scappata con un altro tizio. Aveva lasciato l'auto all'aeroporto Bolingbrook's Clough. E quindi Drew si era preoccupato di andare a recuperare la macchina per poi riportarla a casa. La conseguenza, ragazzi, è ovvia. Cassandra e il suo amico Bruce provano immediatamente ad andare all'aeroporto di Clough. E appena scendono dalla macchina, Cassandra nota delle videocamere di sicurezza e ha pensato immediatamente che attraverso quelle registrazioni avrebbe scoperto se davvero Stacy era stata in quell'aeroporto oppure no. Cassandra quindi non perde tempo, chiama immediatamente la polizia chiedendo all'agente proprio di recuperare i filmati di quella videocamera, ma il poliziotto a cui si è rivolto le dice chiaramente che quella telecamera non funzionava, non registrava e lo sapevano tutti. Cassandra di conseguenza quella notte si arrende, però ci sono troppe cose che non le tornano e inizia proprio a sospettare di Drew. Non pensa assolutamente che Stacy possa sparire senza dire nulla e abbandonando anche i suoi figli. Era davvero molto legata a loro e non se ne sarebbe andata per nulla al mondo. Però Drew, il marito di Stacy, continua a puntare sulla sua versione dei fatti, sostenendo che la ragazza se n'era semplicemente andata, l'aveva lasciato per un altro uomo. Arriviamo alla mattina del 22 ottobre, quando la polizia di stato dell'Illinois inizia ad indagare proprio su Drew Peterson. Carl Dobrich è il capitano della polizia dell'Illinois ed è proprio lui che gestisce il caso di Drew Peterson. Di conseguenza, la squadra di Carl Dobrich ha un compito. Deve assolutamente andare a casa di Drew per registrare la sua deposizione. Gli agenti in effetti non è che gli facciano tutte ste domandone, anzi, gli chiedono semplicemente cosa sapesse dell'improvvisa sparizione di sua moglie. Quando l'aveva vista l'ultima volta, cosa aveva detto Stacy, ma soprattutto con chi era Stacy? Drew sostiene che non vedeva la moglie dal giorno prima, ossia dalla domenica. Figa che quella mattina era rientrato a casa verso le 5 o le 6, perché aveva il turno di notte. Sostiene di aver parlato per l'ultima volta a Stacy proprio prima di andare a dormire. Verso le 10 i figli svegliano Drew e a quanto dice l'uomo la moglie se n'era già andata. Durante la giornata di domenica Drew sostiene di essersi preso cura dei suoi figli, di aver fatto qualche commissione, dopodiché il telefono ha squillato e Stacy gli ha detto chiaramente che se ne stava andando con un altro uomo. Dopo quella telefonata Drew sostiene di non averla più sentita. Però Drew sostiene anche che ad un certo punto ha provato a cercarla, ma purtroppo non l'aveva assolutamente trovata e quindi continua con la sua versione dei fatti. Stacy era scappata con un altro uomo, molto semplicemente. Dopodiché gli investigatori chiedono a Drew se possono fare un giro per la casa, giusto per controllare se fosse tutto ok, tutto a posto. E Drew effettivamente glielo concede, ma ad una condizione. Ha chiesto agli agenti
di non mettere in disordine. Quindi, di fatto, quel giorno a casa di Drew non è assolutamente stata fatta una perquisizione totale, anzi, tutt'altro. Però gli agenti in quel momento volevano solo vedere se, a prima vista, c'era qualcosa che non andava, di sospetto. E non trovano nulla. A questo punto gli agenti chiedono a Drew se possono perquisire le sue automobili. Drew sostiene che gli agenti sì, possono perquisire la sua automobile, ma non quella di Stacy. La domanda che chiunque si è posto è: perché mai? Per caso nella macchina di Stacy c'era qualcosa che Drew non voleva assolutamente far vedere? Ovviamente questa presa di posizione di Drew fa sollevare inevitabilmente dei sospetti su di lui. Di conseguenza, la polizia inizia un po' a scavare nel passato di Drew e contemporaneamente si dà inizio alle ricerche di Stacy nell'area di Bolingbroke. Mentre procedono le ricerche per Stacy, i media ovviamente si interessano alla storia. Quindi per 2 o 3 isolati intorno alla casa di Drew erano appostati media sia locali che nazionali. C'erano letteralmente un centinaio di furgoncini lì attorno. A rendere ancora più strana la vicenda, ovviamente, c'è il comportamento di Drew, che è assolutamente sospetto perché l'uomo è assolutamente tranquillo come un papa. Non si comportava come se la moglie fosse scomparsa o se ne fosse andata. Non appariva assolutamente dispiaciuto. Sembrava che non gliene fregasse una cippa. Anzi, a dirla tutta, si comportava pure da simpaticone. Pareva volesse apparire il più possibile in televisione. E probabilmente nella sua testa era convinto che apparire in tutti quei programmi televisivi avrebbe giovato la sua situazione. Ma in realtà, l'unica cosa che faceva Drew era mettere davanti agli occhi di tutti il suo incredibile narcisismo. Voleva assolutamente stare al centro dell'attenzione e infatti, mentre le ricerche di Stacy continuano, Drew non si dimostra assolutamente interessato, era molto più interessato a godersi l'attenzione dei media. Ripeto, sembrava non gliene fregasse un piffero. Per di più, non si è neanche mai reso disponibile per dare una mano a risolvere il caso. Diceva sempre che non vi era alcun motivo per contribuire alle ricerche, perché è inutile cercare una persona che in effetti non è scomparsa. Le ricerche di Stacy non portano a nessun risultato fino a quando la polizia inizia a ipotizzare che la versione di Drew potrebbe essere davvero valida. Infatti, recentemente Stacy si era sentita con un altro uomo di nome Scott Rossetto. Scott era un amico di Stacy, si conoscevano dai tempi del liceo e in effetti Drew sosteneva che Stacy fosse scappata proprio con lui. Quindi per la polizia c'è una priorità. Devono scoprire cosa Scott e Stacy si dicevano durante le loro conversazioni. E quindi richiedono i tabulati telefonici proprio per esaminare le conversazioni e i messaggi avvenuti tra Scott e Stacy. Ovviamente la mossa successiva degli agenti è proprio quella di rintracciare Scott Rossetto e una volta trovato lo convocano in centrale per interrogarlo. L'uomo ha sostenuto che lui e Stacy si erano risentiti verso ottobre. Ma Scott sottolinea che è rimasto molto stupito da questo evento perché non si aspettava assolutamente una chiamata da Stacy. D'altro canto, non la sentiva da ben 6 anni ed era stata proprio Stacy a chiamarlo e a lasciargli un messaggio in segreteria telefonica. Il giorno dopo Scott sostiene che Stacy l'abbia richiamato ed è da lì che hanno iniziato un po' a chiacchierare. Prima della sua scomparsa, tra l'altro, lui e Stacy si erano addirittura visti. Una sera lei lo aveva chiamato, gli aveva chiesto se si potevano vedere, e Scott ha permesso a Stacy di andarla a trovare a casa sua. Questo incontro era avvenuto il 12 ottobre. E Scott sostiene che quella è l'ultima volta in cui si sono visti di persona. Scott sostiene che era ben consapevole che Stacy era sposata e aveva anche 4 figli. E infatti durante l'interrogatorio sostiene che le loro conversazioni vertevano più che altro sul suo matrimonio, in quanto Stacy diceva a Scott che voleva divorziare da suo marito. A questo punto l'agente chiede a Scott Rossetto dove si trovava quando Stacy è sparita. Scott sostiene che in quel momento stava lavorando, faceva l'infermiere ed era di turno. Successivamente Scott rivela alla polizia un episodio avvenuto prima della scomparsa di Stacy. L'uomo racconta che quella sera era uscito con Stacy a cena. Erano in un ristorante, insomma, e stavano chiacchierando. E sia Scott che Stacy erano seduti proprio di fianco a una vetrata che guardava al parcheggio del ristorante. E si sono in effetti resi conto che c'era una macchina della polizia di Bolingbroke che aveva posteggiato in quel parcheggio. E dentro quella macchina c'era Drew Peterson. Drew quindi ha spento l'automobile ed è entrato nel ristorante senza proferire parola, sedendosi al tavolo di Scott e Stacy. Drew ovviamente è furioso, continua a fissarlo in modo insistente e poi si rivolge a Scott chiedendogli: dimmi, come ti sentiresti se fosse tua moglie e non la mia? A questo punto Scott Rossetto inizia seriamente a sentirsi a disagio e quando Drew gli chiede un documento, lui gli mostra la patente di guida. Dopo tutto questo casotto, che cosa ha fatto Drew? Si è alzato come se nulla fosse e se n'è andato. Ma dopo quella situazione per Scott Rossetto,
Stacy era diventata una donna che era meglio evitare di frequentare, visto il marito che si trovava. Di conseguenza, gli investigatori credono che Scott Rossetto non c'entra assolutamente nulla, fino a che non vengono a conoscenza di alcuni fatti che fanno barcollare il punto di vista di Scott. Quando Stacy è scomparsa, Drew, suo marito, ha detto ai detective che la donna l'aveva chiamato apposta per dirglielo. E in effetti la polizia aveva i tabulati del ripetitore da cui proveniva quella chiamata. Ed è proprio la provenienza di quel segnale che fa insospettire gli agenti. Perché? Mi direte voi. Perché Stacy quella chiamata l'ha fatta proprio nell'area di Sherwood, a circa 35 km da Bolingbrook. E indovinate? Proprio in quella zona c'era l'abitazione di Scott Rossetto. Peraltro gli agenti non erano in possesso del cellulare di Stacy, ma gli agenti riescono ad ottenere dalla sua compagnia telefonica degli archivi nei messaggi di testo provenienti dal telefono di Stacy. E in effetti alcuni dei messaggi di testo trovati nel telefono di Stacy fanno pensare agli inquirenti che Drew, il marito di Stacy, aveva tutte le sue buone ragioni per essere geloso. Quei messaggi erano davvero privati e personali, e leggendoli si poteva intendere chiaramente che tra di loro vi fosse una storia. Di conseguenza la polizia convoca nuovamente Scott Rossetto, facendogli vedere questi messaggi che per loro in quel momento appaiono realmente come delle prove schiaccianti. Infatti, per gli inquirenti, quando Stacy è fuggita da Drew, è chiaro che sia andata proprio da Scott Rossetto. Quindi Scott Rossetto inizia a spiegare la sua versione dei fatti, dicendo che effettivamente inizialmente i messaggi erano davvero innocui, ma col tempo erano iniziati a farsi via via sempre più bricconcelli. Inizialmente Scott non pensava fosse grave, anzi reagiva anche con una certa ilarità leggendo alcuni messaggi che gli inviava Stacy. Lo considerava un po' come un flirt innocuo e quindi, di conseguenza, anche lui prendeva parte al gioco, se così possiamo definirlo. Scott Rossetto però sostiene anche che nel tempo Stacy ha iniziato ad essere sempre più pressante. Gli chiedeva in continuazione se poteva passare da lui prima che andasse a lavoro e, insomma, cercava ogni modo per vederlo. Scott a questo punto dice agli inquirenti che si era reso conto in modo palese che Stacy ci stesse proprio provando con lui. Voleva proprio letteralmente fare le cose zozzette. Però Scott Rossetto sostiene che si è sempre rifiutato di farla andare a casa sua. A questo punto i poliziotti controllano l'alibi di Scott Rossetto. Lui sostiene che quando Stacy era sparita stava lavorando, era di turno all'ospedale. E in effetti l'alibi regge. Scott quella sera stava davvero lavorando. Però c'è ancora una domanda che martella in testa agli agenti. Se Scott quella sera stava lavorando, perché mai Stacy, quando ha chiamato Drew per dirgli che se ne stava andando, era a Sherwood? Scott lì non c'era. I poliziotti a questo punto si rendono conto di non avere una pista e devono ricominciare di nuovo tutto quanto da capo. Ed è proprio verso la fine di ottobre che salta fuori un nuovo individuo che aveva informazioni proprio riguardo il caso di Stacy Peterson. La polizia ovviamente non perde tempo e lo convoca in centrale, proprio per interrogarlo. L'uomo si chiama Thomas Murphy e, pensate un po', è proprio il fratellastro di Drew Peterson. Thomas racconta agli investigatori che la notte precedente alla scomparsa di Stacy, Drew, il suo fratellastro, era andato da lui per risolvere un problema che aveva definito urgente. Thomas a questo punto vuota totalmente il sacco. Racconta che Drew gli aveva detto che sua moglie lo stava sicuramente tradendo con qualcuno e quindi era necessario fare qualcosa per risolvere il problema. Il giorno dopo, quindi, Drew e Scott si sono rincontrati e Drew prima gli ha preso un caffè in un bar lì vicino e poi l'aveva portato in un parco, dandogli un cellulare in mano. Drew ha sottolineato a Thomas che non doveva assolutamente rispondere a nessuna chiamata, anche se il telefono avesse iniziato a squillare. E Thomas in effetti è rimasto a gironzolare in questo parco mentre si beveva il suo caffè con sto dannato cellulare in mano. Ha gironzolato per ben mezz'ora prima di vedere il cellulare squillare. Thomas quindi ha guardato il display del cellulare, rendendosi conto che quella chiamata arrivava proprio da Stacy Peterson. Ma Thomas ha seguito le istruzioni di Drew e non ha assolutamente risposto al telefono. Poco dopo Drew è tornato a recuperare, dicendogli che aveva bisogno di lui per sbrigare una faccenda a casa sua. Quindi una volta entrati in casa si sono immediatamente diretti in camera da letto di Drew e Stacy, dove era presente un grosso barile di plastica blu. Drew ha chiesto a Thomas di aiutarlo a caricare in macchina quel barile, però Thomas sostiene che non era al corrente del suo contenuto perché il barile era chiuso. Una volta che Thomas ha aiutato Drew a trasportare il barile nella sua macchina, se n'è tornato a casa. Però è pieno di dubbi, è preoccupato e visto che Stacy non si vedeva e che il fratellastro aveva detto che doveva risolvere un problema, perché la donna lo stava tradendo. Thomas ha il dubbio che quel barile che ha spostato col fratellastro contenesse proprio un corpo, quello di Stacy. Infatti appena rincasato,
Thomas inizia a provare sensi di colpa, rimorsi, inizia a bere e alla fine ha cercato addirittura di farla finita ingurgitando una marea di pillole. Per fortuna però, in questo caso, era riuscita a intervenire la sua fidanzata che l'aveva portato di tutta fretta all'ospedale. Pensate che le condizioni di Thomas erano così tanto gravi che i medici hanno insistito per trattenerlo in ospedale qualche giorno. Fortunatamente Thomas è sopravvissuto. E ovviamente le informazioni che Thomas aveva dato alla polizia si erano rivelate davvero importanti, perché finalmente i detective avevano una pista da seguire. Però c'è un problema: Thomas non ha idea di dove Drew abbia portato il barile. Quindi la polizia inizia davvero a stargli addosso, convinta che Thomas sapesse ben più di ciò che stava raccontando. La polizia gli chiede più volte dove si trova quel barile, ma Thomas risponde sempre nello stesso modo: "Non lo so". Thomas non ha idea di cosa abbia fatto Drew con quel barile. L'ultima volta che l'ha visto nella sua macchina. A questo punto, il poliziotto che lo sta interrogando inizia a dirgli: "Beh, magari è lei che ha tolto di mezzo Stacy. Forse è stato proprio lei a freddarla ed è per questo che non collabora". Thomas prova addirittura a dire: "Ma signore, io sto collaborando". Ma il poliziotto non molla, anche se cambia un po' versione, dicendo: "Io sospetto che nel momento in cui a Stacy è stato fatto del male, lei era lì, con Drew". Thomas ovviamente continua a ripetere: "No, signore, non è così". Ma il poliziotto non molla e dice: "Ma io non credo proprio". E a questo punto Thomas fa una domanda al poliziotto e gli chiede: "Ma se pensa che ero lì e che io abbia fatto del male a Stacy, perché secondo lei mi sarei esposto?" Il poliziotto non ha remore nel rispondergli: "Beh, perché vuole proteggersi raccontandoci una mezza verità". Ma Thomas insiste nel dire che gli sta dicendo tutto ciò che sa. Ma il poliziotto che lo sta interrogando assolutamente non molla e quindi ribatte: "Mi faccia capire, lei ha aiutato Drew a portare quel barile giù dalle scale, lo ha caricato nella sua macchina e poi se n'è tornato a casa come se nulla fosse?" Thomas a questo punto è davvero spazientito e risponde: "Sì, esatto, sono tornato a casa e poi ho preso quelle pillole perché non riuscivo a sopportare il fatto di aver trasportato un bidone senza sapere cosa ci fosse all'interno". Il poliziotto continua dicendogli: "Secondo me invece lei ha preso quelle pillole perché ha fatto ben altro". Thomas continua a negare e poi conclude dicendo: "Se io sapessi dove si trova quel barile, ve lo direi, così il caso sarebbe chiuso, io non dovrei assolutamente testimoniare contro il mio fratellastro in tribunale". A questo punto la polizia smette di stare addosso a Thomas, in quanto o Thomas sapeva davvero la verità ed era un ottimo bugiardo, oppure davvero non aveva idea di dove Drew avesse portato quel dannato barile. Quindi la polizia dà il via alle ricerche per trovare quel barile blu, proprio per capire se la versione di Thomas regge, sta in piedi. Ma la polizia quel barile non riesce proprio a rintracciarlo. E quindi le indagini si ritrovano nuovamente ad un punto morto. Per di più, Drew, il fratellastro di Thomas, inizia ad apparire in televisione proprio per smentire la versione di Thomas. Quindi Drew inizia a rilasciare interviste dicendo che non vorrebbe parlare male di Thomas perché aveva dei seri problemi emotivi, in quanto stava perdendo la casa, la moglie. Aveva anche dei seri problemi con l'alcol e per di più aveva anche tentato di farla finita ingerendo delle pillole. Ma in ogni caso Drew parla comunque male del suo fratellastro, tirandolo in causa in modo davvero davvero subdolo. Quindi alla polizia non resta che indagare sull'onestà di Thomas e scopre che aveva dei precedenti per quanto riguarda l'abuso di sostanze particolari e di alcol. E ovviamente i poliziotti avevano tenuto in considerazione questo fatto. Gli inquirenti quindi scavano a fondo nel passato di Thomas. Un particolare che potrebbe sembrare quasi futile diventa di colpo incredibilmente importante. Infatti, se ben ricordate, Drew aveva lasciato il fratellastro in un parco con un caffè in mano e un cellulare. Thomas dice chiaramente agli inquirenti che Drew sapeva benissimo nelle sue condizioni, sapeva che era ubriaco. Ecco perché quella sera gli ha preso un caffè. Ma non un caffè qualunque, un caffè alla vaniglia. I poliziotti quindi vanno al bar dove in teoria Drew avrebbe preso quel caffè per Thomas. Chiedono di vedere i filmati della sicurezza e in effetti vedono chiaramente Drew Peterson prendere quel caffè alla vaniglia che poi avrebbe dovuto portare al suo fratellastro. È proprio in questo modo che gli investigatori capiscono che la versione di Thomas è reale, dice la verità. Ecco perché la polizia non aveva assolutamente preso in considerazione tutte le cose che Drew aveva detto in televisione su Thomas. Il fratellastro di Drew, in ogni sua dichiarazione, era stato molto coerente ed effettivamente la sua storia era plausibile, rimaneva assolutamente in piedi. L'uomo ha tentato di farla finita perché davvero si sentiva in colpa e nello stesso momento era anche preoccupato perché Thomas in realtà non sapeva cosa ci fosse realmente dentro quel dannato barile. Poco dopo, ecco che rientra in gioco Cassandra Case.
La sorella di Stacy, che ammette tranquillamente di aver visto quel barile blu con i suoi occhi quando un giorno era scesa in garage con la sorella. Cassandra in effetti aveva chiesto a Stacy che cosa ci fosse dentro quel barile e Stacy risponde a Cassandra che quel barile conteneva qualche sostanza che Drew aveva preso per la piscina. Probabilmente era piena di cloro. A questo punto, grazie alle dichiarazioni di Cassandra Case e di Thomas, il fratellastro di Drew, gli investigatori riescono a ricostruire ciò che probabilmente era davvero successo. Gli investigatori sanno che la mattina del 29 ottobre, Stacy si stava scambiando dei messaggi un po' bricconcelli con Scott Rossetto. Una delle teorie probabili della polizia era che Drew avesse beccato Stacy proprio mentre si scambiava dei messaggi con Scott. Si era infuriato e quindi l'aveva freddata proprio in camera da letto. Inoltre, secondo la polizia, Drew avrebbe messo il corpo nel barile sigillandolo e nel tentativo di far ricadere la colpa su qualcun altro, ha preso il cellulare di Stacy facendo partire una telefonata dal telefono di sua moglie a quello di Scott, proprio per far sembrare che in realtà la donna in quel momento era con lui. Poi, ovviamente, con l'aiuto di Thomas, che era totalmente inconsapevole, si sarebbe liberato del corpo. Arriva quindi il 9 novembre e a seguito di questa teoria che appare plausibile, la polizia convoca una conferenza stampa facendo un annuncio. Drew Peterson era passato da persona a conoscenza dei fatti a indiziato. Quello che inizialmente appariva come un semplice caso di scomparsa si era trasformato proprio in un potenziale caso di omicidio. A questo punto la polizia dell'Illinois chiede aiuto all'FBI di Quantico, proprio per poter avere un profilo di Drew Peterson. Stando ai suoi comportamenti, che tipo di persona era? A Quantico, gli esperti di scienza comportamentale hanno concluso che Drew Peterson era un individuo con una personalità incredibilmente narcisistica, manipolatrice, ma soprattutto era sicuramente in grado di commettere quel fatale gesto che purtroppo ha costato la vita a Stacy. Nonostante questa rivelazione, però, gli inquirenti non avevano ancora prove concrete per incriminare Drew Peterson. E come abbiamo già visto in un caso precedente, il problema principale era ritrovare il corpo di Stacy. Ma ora Drew è sotto controllo e la polizia inizia a scavare anche nel suo di passato, facendo una scoperta davvero, davvero importante. Stacy non è assolutamente l'unica moglie di Drew Peterson ad averci lasciato la pelle, anzi, tutt'altro. Infatti, gli investigatori finalmente scoprono che Drew, prima di mettersi con Stacy, stava con un'altra donna, ossia Kathleen Savio. In effetti, Drew nel 2004 aveva già divorziato da Kathleen e si era sposato con Stacy. Beh, in quello stesso anno, Kathleen è venuta a mancare. C'è però da dire che questa indagine, quella della morte di Kathleen, è davvero stata gestita con i piedi. E in effetti, dopo 3 anni, a seguito della sparizione di Stacy, la polizia decide di riesaminare la dipartita di Kathleen Savio. A questo punto entra in azione Jim Glasgow, il procuratore della contea di Will, che si trova in Illinois. Ammette che Kathleen Savio era davvero venuta a mancare in circostanze parecchio sospette. E quindi, dopo averlo scoperto, hanno deciso di riaprire il caso. Ovviamente la domanda era alquanto semplice. Kathleen era venuta a mancare per un incidente o per mano di Drew? A questo punto, Jim Glasgow, mentre lavora sulle circostanze del decesso di Kathleen, la sua squadra prova a ricostruire il passato della donna. E ovviamente per farlo vanno a cercare i suoi parenti. E trovano Sue Doman, la sorella di Kathleen. Sue sostiene che sua sorella era una donna davvero tanto ambiziosa. Sognava in grande, ma era sempre buona e gentile con tutti. E peraltro, anche Sue definisce sua sorella come l'anima della festa. Se ci pensiamo, Cassandra, la sorella di Stacy, l'aveva definita esattamente nello stesso modo. Kathleen, però, era una donna dal carattere molto forte, era determinata e non si faceva mettere i piedi in testa proprio da nessuno. Quando ha conosciuto Drew, lavorava come contabile e non era mai stata sposata. Lei e Drew si erano conosciuti ad un appuntamento al buio e dopo poco tempo Drew le aveva chiesto di sposarla. Le nozze tra Kathleen e Drew sono avvenute il 3 maggio del 1992 e dopo il matrimonio, Kathleen e Drew sono andati a convivere proprio a Bolingbrook. La donna rimane incinta 2 volte e mette al mondo 2 bambini. Ma purtroppo, dopo poco, il rapporto tra i due coniugi cambia radicalmente. Drew inizia a essere crudele con sua moglie, gli affibbia dei nomignoli orribili, imbarazzanti. Le dice che sta ingrassando, che non è più in forma come un tempo. Ma ragazzi, non è finita qui. Sue, la sorella di Kathleen, dice anche che Drew diceva a Kathleen che aveva la faccia da cane. Insomma, non era poi così gentile questo Drew Peterson, eh? Poi però Drew ha iniziato letteralmente a superare il limite. Sue non era solo la sorella di Kathleen, ma era anche una sua grande confidente. E ad un certo punto Kathleen ha iniziato a chiamarla sempre di più in lacrime, dicendo che Drew le metteva le mani addosso in continuazione. Però spesso, durante le loro telefonate,
Drew piombava nella stanza. Prendeva il telefono dalla mano di Kathleen e diceva a Sue che in realtà andava tutto bene, che sua sorella era solo un po' sbronza. E quindi blatterava cose senza senso, non aveva idea di cosa stesse dicendo. Insomma, il buon Drew sosteneva che sua moglie fosse totalmente fuori di testa. Però, nonostante quella vita infernale, Kathleen cerca in tutti i modi di far andare bene il matrimonio. Fino a quando, nell'ottobre del 2001, Kathleen riceve una lettera davvero assurda. Era anonima, ma quella lettera arrivava da qualcuno che lavorava dal municipio di Bolingbrook e la informava che a Bolingbrook la prendevano tutti quanti in giro. Questo perché? Perché tutti in città erano al corrente che Drew la stesse tradendo con una ragazza molto ma molto più giovane di lei. Ossia, Stacy. Fino a quel momento Drew in qualche modo era riuscito a tenere nascosta la relazione con Stacy. Anche se a dirla tutta avveniva letteralmente tutto quanto non solo sotto gli occhi di Kathleen, ma anche sotto il suo tetto. Infatti, mentre Kathleen e i suoi figli dormivano al piano superiore, Stacy andava a casa di Drew passando da una finestra che lui lasciava aperta per poi sgattaiolare in cantina. E qui vi starete chiedendo: ma perché Stacy va in cantina? Ebbene, ragazzi, il buon Drew in cantina aveva proprio una vera e propria stanza segreta. Era tutta nera, comprese le pareti, il letto, eccetto per il soffitto, che era fatto di specchi. Ovviamente quella porta era chiusa a chiave con un lucchetto, onde evitare che Kathleen scoprisse della sua camera alternativa. E qui mi sono chiesta una cosa che voglio chiedere anche a voi. Quanto può far schifo l'idea che suo marito si portasse a casa l'amante, per di più adolescente, per farci le cose zozze in cantina mentre sua moglie e i suoi figli dormivano al piano superiore? Ma che ribrezzo! Kathleen aveva capito che Drew, oltre ad essere un pessimo marito, era anche un traditore. Ed è in questo caso che ha deciso di reagire, chiedendo il divorzio. Quindi, nel giro di pochi mesi, Drew piglia baracca e burattini e si trasferisce sempre a Bolingbrook, in una casa vicina, con la sua amante, Stacy, perché sostiene che voleva stare vicino ai suoi figli. Al tempo, infatti, Drew e Kathleen erano ancora in contatto per i figli. E pensate che talvolta Stacy indossava dei pattini per sfrecciare davanti a casa di Kathleen e mettersi in mostra, solo per il gusto di farla innervosire, ovviamente. Il procedimento del divorzio tra Drew e Kathleen è avviato, però c'è stato un giorno in cui è accaduto un avvenimento che ha fatto letteralmente scoppiare una bomba. I bambini quel giorno ce li aveva Drew, ma aveva chiamato Kathleen per dirgli che doveva fare delle cose, quindi di riprenderseli. Gentile, mi hanno detto. Comunque, questo è. Pensate che appena Drew è arrivato a casa di Kathleen, Stacy è uscita dalla macchina e ha iniziato a riprenderla con una videocamera. Però quella videocamera mica era di Stacy, era di Kathleen, quindi la donna si è avvicinata per tentare di riprendersela. Stacy, appena viene sfiorata da Kathleen, inizia a urlare: "Mi ha colpito, mi ha fatto male, mi ha colpito!" Ed è in quel momento che Drew è intervenuto. Ha preso da dietro per il collo Kathleen e l'ha allontanata per poi arrestarla per percosse. Peccato che, se è stata dichiarata non colpevole, quel caso sia stato letteralmente cancellato. Ragazzi, non ve ne traccia. Questo significa che Drew non aveva alcun problema ad approfittare della sua autorità e del suo potere. Insomma, ragazzi, in breve, Drew Peterson è un uomo terribile. È orribile, è narcisista, è traditore. Ma, nonostante questo, nel 2003, finalmente, Kathleen e Drew trovano un accordo per divorziare definitivamente. La verità però è che Drew ha finalizzato la separazione, il divorzio, perché si era stufato di aspettare, voleva sposare Stacy. Poi, ecco che arriva il 29 febbraio e dopo mesi di pace, Drew si trova dinanzi ad un bel problema. Quel fine settimana, infatti, l'uomo aveva la custodia dei figli e Kathleen quindi non c'era, era andata a fare una gita all'acquario di Chicago. Lei aveva detto a Drew che sarebbe tornata domenica 29 febbraio in serata. E Drew in effetti cerca in tutti i modi di contattare Kathleen, proprio perché doveva dargli i figli, toccava a lei la custodia. Drew quindi, dopo aver bussato alla porta di Kathleen per minuti interi, va a chiedere ai vicini se per caso l'avessero vista. E quando appare chiaro che nessuno l'aveva vista quel giorno, Drew chiama un fabbro. Però il buon Drew mica è scemo, fa il furbetto. Il fabbro arriva, apre la porta e Drew fa entrare in casa per primi i vicini di Kathleen, ossia Mary Pontarelli e Steve Carcerano. Quindi Steve e Mary entrano in casa col fine di cercare Kathleen. Guardano al piano di sotto, cercano in cucina, ma non la trovano e quindi salgono al piano superiore. E una volta entrati in bagno, trovano Kathleen senza vita nella vasca da bagno. Mary ovviamente era tantissimo amica di Kathleen e quando vede questa scena inizia a piangere, a urlare, a disperarsi. Di conseguenza, Drew, sentendo Mary urlare, si precipita anche lui in casa e va immediatamente verso il bagno. A quel punto chiamano la polizia.
Nel 2004 quel decesso viene dichiarato come accidentale. Però gli agenti, a quel punto, quando riesaminano il caso a seguito della scomparsa di Stacy, si rendono conto che c'è proprio qualcosa che non torna. I detective al tempo pensavano che fosse venuta a mancare a seguito di una caduta nella vasca da bagno. Credevano avesse sbattuto la testa. Però Carl Dobrich, il capitano della polizia dell'Illinois, sostiene che non era assolutamente stata condotta alcuna indagine a supporto di quella conclusione. Quindi poi hanno portato il corpo nell'ufficio del medico legale e hanno letteralmente indotto il patologo forense a credere che la dipartita di quella donna fosse un incidente. Risultato? Non è stata eseguita nessuna autopsia specifica. Gli agenti però avevano determinato la causa della dipartita di Kathleen, annegamento. Ragazzi, inutile dire che quell'indagine è stata davvero di parte viziata. Era ovvio che tentassero di coprire qualcuno. Quell'indagine era finita ancora prima di iniziare. I detective a questo punto, dopo aver scoperto tutto questo gran casotto, iniziano a indagare anche sugli altri due matrimoni di Drew. Perché sì, ragazze e ragazze, si era sposato per ben 4 volte. E in effetti i detective trovano risvolti alquanto allarmanti riguardo tutti, e dico tutti i suoi matrimoni. Il primo era avvenuto nel 1974. A quel tempo Drew aveva sposato la sua fidanzata del liceo, ossia Carol, e anche loro hanno avuto 2 figli. I due sono convolati a nozze mentre Drew era nell'esercito e si sono trasferiti in Illinois quando Drew è entrato nel corpo di polizia. Indovinate? Il matrimonio è giunto al capolinea molto presto a causa dell'infedeltà di Drew. Direi che il viziaccio ce l'aveva già da giovane, insomma. Poi ha sposato un'altra ragazza di nome Vicky. La donna aveva già un figlio da una relazione precedente e quindi Drew aveva già 2 figli e una figliastra. Ma Drew, come ben avrete potuto immaginare, perde il pelo ma non il vizio e tradisce ben presto anche Vicky. Con chi? Beh, ovvio, con Kathleen Savio. Drew divorzia di nuovo da Vicky nel 1992 e anche Vicky sostiene che Drew non era assolutamente un bravo marito, era un uomo violento, le affibbiava nomignoli terribili, la prendeva in giro. Per caso vi ricorda qualcosa? A me sì. Drew ha trattato nello stesso modo anche Kathleen, la donna con cui ha tradito Vicky. Dopo aver scoperto il passato così losco di Drew, gli inquirenti sono convinti di essere sulla pista giusta. E nel novembre 2007, quando Drew effettivamente si rende conto che il cerchio si sta mano a mano stringendo, assume un vero e proprio team di avvocati. Joel Brodsky ne è il capo. Solitamente, quando sei indiziato per un crimine, sarebbe importante tenere la bocca chiusa e non parlare con nessuno. E Joel, l'avvocato di Drew, gliel'ha detto in tutte le salse che non doveva parlare con i media. Ma nonostante i consigli del suo avvocato, Drew continua ad apparire in televisione e a mettersi in mostra. E per non farci mancare niente, Drew non sembra per niente addolorato dalla scomparsa di Stacy. E ovviamente l'opinione pubblica non vede bene quell'uomo che si presume abbia fatto fuori 2 delle sue 4 mogli. Finalmente arriva il 7 maggio del 2009. E quella data per Drew equivale alla fine dei giochi. Esattamente dopo 1 anno e mezzo dalla scomparsa di Stacy e a più di 5 anni dalla dipartita di Kathleen, Drew viene accusato dell'omicidio di Kathleen Savio. Il vero problema per l'accusa, però, era la totale mancanza di prove pratiche per quel crimine. E anche se c'erano state, la polizia nel 2004 non si era assolutamente preoccupata di raccoglierle. Quindi, per collegare Drew al crimine, i detective si affidano a delle dichiarazioni scritte da Kathleen prima della sua dipartita e da Stacy poco prima della sua scomparsa. Quelle prove per l'accusa erano assolutamente necessarie per poter andare al processo, proprio per poter dimostrare cosa stesse accadendo nella vita delle due donne e soprattutto quanto fosse spregevole Drew Peterson. Però si presenta un problema. Kathleen e Stacy non possono testimoniare per sé. E quindi le loro dichiarazioni vengono considerate come un sentito dire, che purtroppo solitamente in tribunale non è ammesso. Voglio spiegarvi però meglio che cosa si intende per sentito dire. È una testimonianza indiretta, ossia è una dichiarazione fatta da qualcuno al di fuori del tribunale e riportata da un'altra persona in aula. Però ci sono delle eccezioni e non sempre il sentito dire risulta inutile in tribunale. Infatti, nelle istanze preprocessuali, i giudici permettono all'accusa di usare questo sentito dire e quindi di presentare quelle dichiarazioni. E con quelle dichiarazioni la storia si capovolgeva totalmente. Ma soprattutto il caso era dimostrabile. La difesa però chiede una mozione preliminare, ossia chiedono che i giurati non tengano in considerazione la scomparsa di Stacy, anche se era alquanto impossibile. C'è però un fatto. Durante una conferenza stampa, proprio
prima del processo, una giornalista collega Stacey al processo chiedendo al gruppo di avvocati di Drew: che ne pensate del fattore Stacey in questo processo? E gli avvocati di Drew in questo caso fanno un gran scivolone rispondendo: chi? Stacey chi? Mettendosi pure a ridere. Nel tentativo di risultare simpatichelli si sono letteralmente inimicati l'opinione pubblica. Arriva il 31 luglio del 2012 e finalmente inizia il processo contro Drew Patterson. La difficoltà dell'accusa è palese. La dipartita di Kathleen era stata considerata come accidentale. Però in tribunale si sarebbe parlato di omicidio, che è un po' diverso. Per di più, non c'erano prove effettive che collegassero Drew al crimine. Dopo mesi, Jim Gaslow finalmente pronuncia la dichiarazione d'apertura dell'accusa. Il fine era quello di ritrarre Kathleen come la vittima intrappolata in una storia senza uscita da un uomo spregevole, un poliziotto per di più, che però la manipolava a suo piacimento. Drew Patterson, secondo l'accusa, è colpevole e il movente, secondo loro, era di natura economica. Infatti, quando i due avevano divorziato, non avevano ancora diviso le proprietà. Kathleen avrebbe dovuto tenere la casa, metà della pensione di Drew e metà di tutte le proprietà coniugali che, credetemi, non erano poche. Insomma, il caro Drew avrebbe dovuto rinunciare a parecchie cose. Successivamente, per dimostrare che Drew è un uomo violento, viene raccontata in aula una vicenda che Kathleen aveva riportato ad un avvocato mentre si preparava al divorzio. A quanto si racconta, Kathleen era a casa e stava scendendo le scale con la cesta dei panni in mano quando Drew le è piombato addosso di colpo. Indossava la divisa della squadra speciale e per di più le puntava un'arma alla gola. Pensate che l'ha tenuta lì, sulle scale, immobile, per 2 ore, dicendole ripetutamente: meriti di essere fatta fuori. Insomma, la stava minacciando e le stava dicendo che dal divorzio non avrebbe ottenuto un solo soldo. La difesa prova ad attaccare tutte le affermazioni portate in aula dall'accusa, dicendo in primo luogo che erano per sentito dire. Per di più sostengono che 5 anni prima i detective, quando hanno dichiarato la dipartita di Kathleen come un incidente, i casi erano sbagliati. Inoltre, la difesa si basa anche sulla carriera di Drew, facendo leva sul fatto che era un gran lavoratore. Per di più, si prendeva anche cura della sua famiglia. E qui io ho pensato, sì, si prendeva cura della sua famiglia, tranne delle sue mogli. Il processo è un continuo ping pong tra accusa e difesa. E si basa sempre su un quesito. Drew è una persona violenta e irascibile? In effetti, da più testimoni chiamati al banco, che erano per lo più ovviamente amiche di Kathleen, spunta fuori proprio quello che l'accusa voleva ottenere. Drew si rivela sicuramente come un uomo violento. Infatti Kathleen ha fatto vedere più volte a delle sue amiche dei lividi che aveva sul corpo, dicendo sempre che la colpa era di suo marito, Drew Patterson. Infine, l'accusa decide di mettere i puntini sulle i chiamando a testimoniare il dottor Larry Bloom, che sostiene di aver gestito oltre 10.000 casi di decesso. E in effetti sostiene che sì, le persone possono scivolare nella vasca da bagno. È assolutamente un incidente che può succedere. Però, nel peggiore dei casi, si finisce al pronto soccorso e non all'obitorio. Kathleen aveva solo 40 anni, era una donna in salute. Era alquanto strano che fosse annegata nella sua vasca da bagno, insomma, mica aveva una piscina. Inoltre, Larry Bloom si concentra su una particolare ferita che l'indagine iniziale aveva attribuito alla caduta della donna nella vasca. Stiamo parlando di un taglio di circa 3 cm sulla nuca. Il dottor Larry Bloom sostiene che per procurarsi una ferita simile alla testa avrebbe dovuto sbattere su una superficie quantomeno tagliente. E inoltre, per dare la stoccata finale, il dottor Larry Bloom sottolinea che se Kathleen avesse sbattuto la testa sulla vasca, ci sarebbero stati dei segni evidenti che però non c'erano. Total più c'erano delle particolari lesioni che non potevano assolutamente essere compatibili con una caduta in vasca da bagno. C'erano delle gravi contusioni dei muscoli pettorali su entrambi i lati. Inoltre anche il diaframma mostrava una lesione davvero molto importante. Tutte queste contusioni erano facilmente riconducibili ad una forte stretta. La stretta di qualcuno che tiene una persona che sta tentando di fuggire. Ma in realtà queste contusioni erano riconducibili anche a qualcuno che l'aveva stretta molto forte per poi spingerla in basso. E per l'accusa, lo spingerla verso il basso equivaleva che Kathleen era stata fatta affogare forzatamente nel water. Solo successivamente era stata spostata nella vasca da bagno. Dopo qualche mese di processo, la difesa conclude. E il 5 settembre la giuria inizia a deliberare sul destino di Drew Patterson. Dopo 14 ore di discussione, la giuria del processo a Drew Patterson raggiunge un verdetto. E in aula finalmente risuonano quelle parole, quelle che tutti speravano di sentire. Noi, i giurati, riteniamo l'imputato Drew Patterson
colpevole. Giustizia quindi è stata fatta per Kathleen Savio, ma non per Stacy purtroppo. L'unica cosa che si poteva sperare è che Drew prima o poi avesse confessato anche quel crimine. Arriva quindi febbraio 2013 e Drew torna in aula per ascoltare la sentenza. Rischia un massimo di 60 anni di reclusione. In quel giorno Drew Peterson si è rivolto direttamente alla corte dicendo: mi hanno detto di stare zitto dall'inizio di agosto. E poi di colpo urla in modo davvero assurdo: io non ho ucciso Kathleen! Drew in questo caso si è reso ancora più ridicolo. E il giudice stabilisce una condanna di 35 anni per la dipartita di Kathleen Savio. Nonostante questo, nessuno ha idea di dove sia Stacy. E in effetti, sullo sfondo di questa faccenda c'è sempre stata quella domanda: dove diavolo è Stacy? Ancora oggi, purtroppo, dobbiamo continuare a porci questa domanda. Il caso di Stacy, però, non è stato chiuso. Resta un caso aperto. E questa, a mio parere, è assolutamente una buona notizia. Detto questo, ragazzi, spero che questo video possa essere stato per voi di vostro gradimento. Se mi avete seguito fino a qui, grazie mille, perché mi rendo conto che questo caso è davvero, davvero lungo. Quindi, davvero, grazie. Detto questo, noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. E vi mando un bacione. Mi raccomando, fate i bravi, mangiate sempre le verdure, ma soprattutto ricordate che l'occhio critico vi osserva.